tutti, sono Maddalena Lusso, una guida ed educatore del Museo GAMEC, che è un acronimo che significa Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Un educatore museale ha il compito di creare dei legami fra le opere d'arte che stanno all'interno del museo e il pubblico visitante. E dato che in questo momento tutti i musei sono chiusi, ho pensato di condividere con questi strumenti che abbiamo, quindi tramite il web, due immagini di un artista che io amo molto e che si chiama Giovanni Segantini. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo, è questo signore che nasce nel 1858. Ho scelto due immagini di questo artista proprio perché penso che ci sono dei messaggi che possono tornare utili in questo particolare momento. E come sapete, Bergamo è una delle città che è stata maggiormente colpita da questa epidemia. E il nostro museo si trova proprio in questa città, perciò ho pensato che far sentire la nostra presenza in questo momento potesse essere d'aiuto a tutti quelli che, come è giusto, stanno a casa. E le immagini di Segantini comunicano un senso di isolamento e di eremitismo, nonostante le presenze umane all'interno dei suoi dipinti siano attinte da quella che è la realtà della vita quotidiana di lavoro nei campi, quindi la realtà contadina, e sono il riflesso di una vita che è stata condotta da Segantini proprio, diciamo, rispetto a quello che è l'isolamento e la contemplazione, e da qui quindi possiamo prendere spunto per le nostre vite nella quotidianità di questa epidemia che stiamo vivendo. Questa è la prima immagine che ho deciso di commentare. Si intitola Mezzogiorno sulle Alpi ed è stata dipinta nel 1891. Purtroppo quest'anno non possiamo partecipare alla primavera che sta sbocciando al di là delle nostre finestre, però possiamo essere osservatori, possiamo godere di queste luci che danno tanta speranza e che ritroviamo in questi dipinti così nitidi, presenti e caldi, avvolgenti. Ho pensato che queste immagini sono talmente tangibili, così forti, che forse riescono a trasmetterci un po' di questa energia, di questa positività e serenità di cui, soprattutto in un momento come questo, abbiamo bisogno di nutrirci. Questo rivolgersi degli sguardi alla montagna, interrogando l'orizzonte, è un tema che si ripresenta volentieri nelle immagini di Segantini, come se la montagna suscitasse delle domande che rimangono irrisolte, irrisposte. L'ho trovato un tema molto attuale perché la montagna è un mistero, è un enigma ed è una dimensione che ci obbliga a chiedere, ma non risponde, ci fa predisporre ad un senso di attesa, ci chiede di interrogare un orizzonte che è enigmatico e che non dà risposte. Il grande soggetto delle tele di Segantini e della sua pittura è la montagna. La montagna che è tanto cara ai bergamaschi e da cui proprio Bergamo ha sempre attinto la sua forza, la sua energia, la sua attitudine al lavoro e questo carattere anche faticoso ma accogliente, perché la montagna è generosa ma con chi sa conquistarla, quindi è faticosa ma regala tanto. E so che questa è una distanza che fa male a Bergamo, anche questa è una distanza che sta patendo Bergamo, l'impossibilità di passeggiare sui monti. Sono uscite molte campagne del CAI che ci dicono che la montagna ci aspetta, quindi è meglio se oggi siamo a casa, potremmo andare a trovarla in un altro momento. E Segantini la conosce molto bene la montagna, conosce molto bene il senso della montagna, della roccia. Lui na nasce infatti nel 1858 ad Arco, che è un paesino proprio dominato dalla presenza delle pareti rocciose e che infatti stimola anche gli abitanti a praticare sport, l'arrampicata. Ogni negozio ce n'è un altro che vende attrezzatura sportiva, le persone passeggiano in tuta, in scarpe da ginnastica, quindi è un carattere molto forte. Ma le montagne che sono più care però a Segantini sono quelle della Svizzera, dell'Engadina, dove lui si trasferisce e che lo rapiscono proprio completamente, sia dal punto di vista metaforico che anche purtroppo dal punto di vista fattuale, perché morirà infatti all'età di 41 anni. Colpito improvvisamente da un attacco di peritonite proprio mentre era intento a terminare una tela.
Dal punto di vista della pittura, queste immagini sono ottenute attraverso l'utilizzo di colori puri, non miscelati tra loro, ma appena usciti dal tubetto, che senza essere manipolati, diluiti con olio, mescolati con altri colori o sostanze, vengono presi con il pennello e stesi in tratti sottili e filamentosi, come se fosse un arazzo, una tessitura di fili. Non ci sono campiture di colore, ma trame di tratti e segni che intrecciati danno vita alla superficie pittorica dell'immagine. Questa condotta pittorica è tutta di stampo italiano e si sviluppa alla fine dell'Ottocento prendendo il nome di divisionismo, poiché il colore viene steso, per l'appunto, a tratti distinti, senza mescolanze. Protagonisti di questa stagione artistica, oltre a Giovanni Segantini, sono Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpedo, e prima dell'adesione al movimento futurista, Umberto Boccioni, con questo quadro intitolato La Carabetti, che potrete ammirare all'interno dell'abbraccio delle mura della Gamec. Allegato in descrizione al video trovate un link da cui si può scaricare una scheda progetto semplicissima, che sicuramente potete fare tutti con dei materiali che sicuramente avete in casa ed è dedicata ai più piccini, ma perché no, anche agli adulti. È un'attività veramente molto semplice che aiuta a essere un po' più coinvolti con quella che è la pittura di Segantini e in generale del divisionismo. E con questo vi saluto, vi auguro una serena giornata e un grande in bocca al lupo a tutti.